Terza corsa del convegno, il premio Celio è un miglio per i 4 anni, sono 11 al via, dopo il ritiro del numero 12 Regina US. Prima fila per Regina dei Greppi, Robby Live, Rigoletto Luis, Rihanna Della Buzia, Run for Gusty, Rambus e Risk BF. Seconda fila per Rory McBaba, Rumor Room, Ramses Starr e Raul Mann. Arretrato e con qualche problema Ramses Starr. Incertezza per il 9 di Rumor Room, parte piano il 5 di Run for Gusty. E allo stacco della macchina emergono in lotta Regina dei Greppi alla corda, Rigoletto Luis e Rambus. I tre in linea con Rigoletto Luis e Rambus che sopravanzano la Regina dei Greppi. Dalla seconda fila buon lancio per Rory McBaba che figura in quarta posizione nei confronti di Raul Mann, Robby Live, Rihanna Della Buzia e Risk BF. Lottano Rigoletto, Luis e Rambus con quest'ultimo che al termine della prima curva ha spazio per accodarsi all'avversario. Rigoletto Luis completa il primo quarto in un molto veloce 28-3 e continua a imporre andatura sostenuta a Rambus. Più indietro Regina De Greppe capeggia il gruppo seguita da Rory McBaba, Raul Mann, Rihanna Della Buzia, Risk BF in fila indiana mentre sbaglia Robby Live. È lunga la fila indiana perché Rigoletto Luis continua a imporre andatura molto molto sostenuta, tanto da giungere a metà gara addirittura in 57,7 e precede di 4 lunghezze ora Rambus che è riavvicinato da Rory McBaba che ha scavalcato Regina dei Greppi, quindi in quinta posizione figura Raul Mann. Nel frattempo il chilometro di Rigoletto Luis in 1,12,7 mentre allarga Rambus e si fa infilare all'interno da Rory McBaba che ora infila all'interno anche Rigoletto Luis che ha un calo abbastanza repentino e Rory McBaba all'attacco dell'ultima curva dopo 1200 metri in 1,27,6 si ritrova leader Rory McBaba nei confronti di Rigoletto Luis che è sopravanzato da Rambus, poi Regina dei Greppi, Raul Mann e Risk BF che si avvicinano ma Rory McBaba sta affrontando da leader la retta di arrivo e allunga ulteriormente nei confronti di Rambus che ha scavalcato Rigoletto Luis, poi Regina dei Greppi, Raul Mann e Risk BF, Rory McBaba in vantaggio nei confronti di Rambus, poi Regina dei Greppi e Raul Mann al suo interno. Nel finale Rory McBaba che si impone chiaramente nei confronti di Rambus, mentre all'esterno finisce forte Risk BF e dovrebbe essere terzo su Raul Mann e Regina dei Greppi. Hanno allargato prima Rambus e poi Rigoletto Luis dopo un giro velocissimo. Ne ha approfittato Rory McBaba per infilarli all'interno, ritrovarsi in testa e poi allungare e concludere 1,57,7 addirittura sul mio cronometro per Rory McBaba e Vincenzo D'Alessandro, 1,13,6 la media ovviamente ufficiosa per Rory McBaba, numero 8, vincitore di questa terza corsa di capannelle nei confronti del 6 di Rambus e del 7 di Risk BF. Arrivo ovviamente questo ufficioso come il tempo al chilometro.